Oplite, oplitesse, buongiorno, qui il vostro Silvio del canale Silviomone, bentornati su Rome 2 nella nostra campagna con Napoli, assistiti da dei peligni guidati dal mercante di Yareluin, terzo episodio. Allora, siamo Dire sopravvissuti. il mercante dei raffreddori. Attenzione, Roma si sta avvicinando. Roma si sta avvicinando. Cosa stavo dicendo? Allora, l'ultimo episodio siamo riusciti a vincere le guerre bruziche, quindi siamo riusciti ad appropriarci dei loro territori. Nel frattempo, Taras si espande in maniera abnorme e stessa cosa anche per Roma, che minaccia i confini anche dei Peligni. E anche, come visto adesso, anche quelli di Neapolis. Intanto Regio mi chiede l'alleanza militare, domandandomi anche 100 di denaro. Allora, io farei meno di dargli denaro, gli chiedo semplicemente l'alleanza militare. Cerchiamo di farci gli amici tutti quanti i greci, che poi li confedero in massa. Ti passo il turno. Intanto, guarda, proteggo io i tuoi confini qua da Casinium. Oh, ottimo. Attenzione, c'è anche un'armata di romani che si è spostata da sud. Sì, l'ho visti, non Qui sono un là ad problema. Alba Fuken, se sono barricati. Ah, ma intanto c'è anche l'armata Terventum. Esatto, e guarda quanta garrison c'è a Terventum. Terventum a 17 di. Vabbè. Insomma, riesce a tenere botta uno stack da 20. Peccato Esatto. che non c'hai le mura. Anzi. Alle legnate. Fai assisti. Ma certo. Allora, ha 4 unità di Upliti, 5 unità di Upliti considerando quella dei triari, della centurie. 4 spade romane, 5, 3 di, 4 di cavalleria, 5 da tiro e un demos inutile. Hanno 5 cavalli. Questa sarà una battaglia abbastanza tosta, eh. Cioè, guardate. Oh, mi si è scomparsa una cavalleria tutta ad un tratto, perché è stata spostata, ovviamente. Esatto. Ah, i romani hanno le barricate difensive. L'esercito romano, guarda qua che razza di esercito che non hanno. Fa molto più paura visto dal vivo. Vabbè, ma i romani sono romani. Gli Upliti Guarda che invece begli in elmi pigiama? cattivi che c'hanno. Sì. Hanno Upliti etruschi mercenari, che quelli sono tosti. E le centurie sono devastanti. Dovrei bersagliarli con il tiro, la centuria. Esatto. Almeno gli fai un La po' di armor centuria piercing. verrà. Guarda, le spade romane in pigiama, bellissimo! Verranno tutti trucidati. No, ma sono morti dei cervi selvatici su queste trappole, poverini. Attenzione, c'hanno degli Etruscan Archer. Hanno 2 unità di Etruscan Archer. Gli accensi, pezzenti. E le leve romane. Hanno un buon reparto da tiro. Cioè, discreto. Ah, l'avanzamento dei tiratori. Ti conviene metterli in posizione allargata? Sennò sprechi. Era tanto non mi stanno sparando i tiratori miei. Però mo i miei scemi vanno sulle trappole. Sì. Sono Mercenari. troppo range. C'è l'Etruscan Archer che c'ha tanto range, c'ha 140 di range. Eh sì. Ma Che non ha. perché questi tiratori. Mi si è buggato unità di tiratori, hai visto che roba? Come? In che senso? Che sono andati sulle trappole, vabbè. A sto punto sono andati su tutti sulle trappole e vabbè. Bravi, loro si sono divertiti a spararmi sulle lance scrause. Cioè, guarda qua la centuria quanto ha di melee attack. 91.
è devastante. Infatti la centuria non riuscirà a combattere. Allora, vabbè, allora diamo il via le danze a sto punto, cioè. Già. Io qua adesso credo che lo scontro di cavalleria riesce a vincerlo facilmente. Oh, mi hanno caricato così le spade, che cacchio ho visto? Vabbè. Onorevole Silvio, devo combattere pure questa, altrimenti me ne fa morire il 6%. Davvero? E combattiamola! Come? Oh, sì. Ok, perfetto. Sì, sì, sì. Funziona, funziona. Ok. Bene, e adesso che hai sconfitto i romani, dove vai di bello? Ad Alba Fuca? Ritorno a Casinum. Prima vado a Casinum a reintegrare. Fare replenishment, ok. Io intanto ti faccio fuori il console che sta qua. E questa qua la combatto, e come? Questi non sanno più da che parte girarsi. Sparagli alle centurie veterane. Lo sto facendo, lo sto facendo. Ottimo. Oh. Intanto gli arriva la carica di cavalleria. Le centurie sono entrate a contatto con i euclidi, eh? Attenzione. Me la sono messo in falange. Ma questi hanno fatto push. Hanno pushato sti qua. Non vale. Guardatemi in Otismos. Che ostacoli invisibili. Il gang cambio generale. No, no, continuo, continuo. Tanto sono. E morti. Cioè no, se vuoi marcio io su Alba Fukens, eh. Vai, se te vuoi andare a Bafugas io rientro a Casinum e poi attacco Fregelle. Ma come ribellione imminente nel Lazio? Ma cosa dici? E cacchio, c'hai meno 19 adesso. Vabbè. Meno 21, attenzione. Non riesci a entrare in città e sistemare l'ordine pubblico? No, non voglio entrare in città.
Ah, te la fai ribellare proprio. Esatto, tanto ci state vicino. Sto mutato che sto ponderando alle scelte. Già. Io non so se quasi quasi vado un attimo nella tua provincia e mi recluto qualche spada sannitica veterana. Sono Mercenari molto sunniti. carine, te le consiglio. E qua c'è bisogno di ordine pubblico, però porco giù. Più che altro, l'esercito che hai Terventum, dici che ce la farà a tener botta con Taras, poi? Anzi, fammi fare lo stronzo. Allora, fammi Coloro che lo hanno di ferro. vedere. Ti ho fatto rompere l'assedio. Sono una brutta persona. I Volsci mi chiedono l'alleanza difensiva. Che faccio? Gliela accetto? Sì, perché Certo. sono amici tuoi. Poi verranno integrati, quindi. Join Confederation. Madonna. Oh. Payment. Ah, ma il conte sta ancora laggiù. È perfetto, il tuo conte può attaccare Eracleia, unificarti la provincia che ti manca. Eccoci qua. È nata l'Hellenic League. Qua Skiritium. Guardatevi. E abbiamo Polipperconte. È lui. Però devo cercare di portarlo dalla mia parte. Hai bisogno di una mano a prendere a Gnagni. No, no. Come ne farebbe morire troppo? Mi devo combatterla io. Qua ne vedremo delle belle. E siamo in combattimento su una montagna. Odio le montagne. Tanto non guarderei mai il mio generale. Come sempre. Lo Fidati, conosci il drilling. fidati. Mi farebbe venire un attacco di diarrea solamente a guardare il tuo generale. Guarda, se proprio vuoi sbirciare i numeretti. Ah, che mal di panza! Dov'è il loro esercito di rinforzo? È quello che sto cercando di capire pure io. Ma credo che stia arrivando, sempre se non è già arrivato. Esatto. Perché credo che quello lì sia l'esercito di guarnigione. No, No, ok, no, quello è loro di rinforzo perché è tutto logorato, poverino. Ecco, ti arrivano addosso. Esatto, sciocchi. Attenzione, la prima schermaglia. Però sono tutti tiratori quelli, o li carico o li carico. Attenzione. Quegli stati là scappano, poverini, non possono fare altrettanto. C'è bisogno del rinforzo delle spade. E delle cavallerie. Ah, sì, i cavalieri vengono a fare loro. Però attenzione perché il loro generale principale è un Funditores. Se glielo prendi con la cav. Peggio, peggio. Glielo prendi con la cav e Non ce n'è Feneta. bisogno, io rompo falcione. Va bene. Manca il secondo generale che credo sia. L'ho già trovato. Milites Veterani Italici. Guardate come stanno resistendo. Impressionante. Cosa fa? Mi spia gli uomini. Tanto anche posso vedere i veterani italici dell'esercito Peligno che stanno facendo il loro sporco dovere e stanno montando in rotta le ali avversarie. Dal retro la cavalleria campana guidata dalla cavalleria nobile italica del nostro buon Peligno sta facendo delle massacranti martellate alle retrovie nemiche. Ah! Bellissimo.
Bellissimo. La vittoria era vicina, ma il potere dell'anello non poteva essere sopraffatto. No, ho sbagliato film. Il potere della spada. Occhio, c'è i tuoi funditori che stanno sempre facendo fuoco amico, eh. Sì, sì. Disfatta totale ernica, però adesso credo che tu ti stia appestando con... Cosa sto vedendo? Sei buggato! No. No. Oh. Ma che cos'è sta questa cosa? Non mi fa premere nient'altro. Se riuscissi a confederarmi anche Region, avrei un'altra provincia bella ricca, eh. Vero. È ricchissima. Concordo, Region, eh. Pienamente. Oh, perché... non si è buggato. Adesso ti manca solamente marciare su Fregelle. Esatto. E poi la marcia su Roma. Ah, aspetta, non quella che tutti pensano. Devo anche un po' rivoluzionare il l'esercito dell'Arconte. Eccezionale, hanno stufato. Ah, ma con due Garry sono diverse di rinforzo. Ah, sì, ho il 98% delle forze rimanenti. Ora vai subito dal Bafucians. Sì. Ah, ma io sto proprio un passo da Roma. Disbandiamo queste due unità e ci prendiamo. Oh. Adesso ragioniamo. Mi prendo i mercenari sannitici o i mercenari veterani lucani? Non so, quale dei due qual è il più forte. I veterani lucani sono più forti, ma i sannitici ti costano di meno. Perfetto. Marciamo su Alba Fukens da una parte. Mentre per quanto riguarda l'esercito del nostro arconte, vediamo che mercenari abbiamo disponibili. Insomma, non sono un chissà che. Potrei prendermi i mercenari veterani bruti, che c'hanno pure le munizioni. Non lo so. Un altro arciere e tre opliti, sicuramente. Prossimo turno posso farmi i campioni. Il prossimo turno attacca Veracleia. Vai. La faccio automatica, se no perdo ancora meno uomini, così mi nerfo un po'. Va bene. Sì, però così ti bruci le cavallerie. Beh, ma tanto ho un reintegro da guerra. Vedi che... sono rischiata, ma non importa. Chi è che mi è morto? Non l'arconte. Neapolis Council. Mi tocca mettere dell'altro partito, porca vacca. È morto Poliperconte, no! Proprio lui. Madonna, oh. Oh, Roma c'è una flotta da 20, eh. Ho visto. Potrebbe attaccare le tue terre, le tue zone di flotta, di costa. Quella flotta che c'è là sotto dovresti spostarla a nord. Boh, mo inizia proprio il piano della campagna, eh. Già. Ok, muoviamo guerra contro Eraclea. Devo rompere però i trattati. Anzi, no, ma prima di tutto, prima di rompere i trattati, devo riuscire a confederarmi in Region. Ma vedi se riesci a confederarti Taras, mo che gli è morto il re. Taras? Tu dici? Abbiamo ucciso l'arconte.
Payment. Offer payment. Non so se con 6700 me l'accettano, eh. No, infatti. Beh, piuttosto, se no, piuttosto provo con Region. Con Region. Join Confederation. Payment. E se ti do 7000. Quasi 7000. Moderate. Hai qualche soldino per caso? Sei povero? Sì, ho appena smesso di costruire tutto. Sono la creatura più povera che c'è. Neanche un 300. No, 300 ce l'ho, 300 vai, chiedi. Ok. Perché così non abbasso i rapporti con Region se me li confedero, no? Offro pagamento. 7400 dovresti adesso accettarmelo, no? Ok, Region è diventata di Neapolis. Il sogno di Neapolis di unificare la Magna Grecia si sta concretizzando sempre di più. Sì, però adesso c'ho meno 6 di cibo. Ma tu non sei in Neapolis adesso. Attenzione, perché adesso giù in Italia c'ho le caserme di livello 3. Bellissimo. Sì, due caserme di livello 3. Cioè adesso guadagno 5821 a turno. È buono, no? Io ti chiamo in guerra, no? Io ci sto già, quindi se è inutile provare. Ma in realtà gli spaccheresti le natiche, però il gioco è sciocchino. È sciocchino, sì, lo so. E se riusciamo, se riesco a vincere sta battaglia, riusciamo a, cioè, io riesco ad unificare la Lucania. Praticamente, certo. Normalmente diventa Eleni. Milizia. Con noi Siracusa i Toxotai. Ma quanti stai? Devo dire che Taras Heracleus la sta difendendo abbastanza bene. Guardate qua l'avanzamento delle falangi di Neapolis. Però certo che le falangi della Lega Ellenica, se non si è più. Esatto. Neapolis. Le falangi della Lega Ellenica avrebbero problemi con le falangi d'elite di Taranto, e per fortuna non ci sono in questa città. La folla ti sta prendendo a sassate degli Euclidi, dico, mi attaccarlo. Ready for orders. Move out! Missile infantry! Ready and waiting! Double time! Orders! Fire on the enemy! Move out! L'accerchiamento di falange, la cosa più bella del mondo. L'accerchiamento più mascolino. Voi mettetevi qua. Voi mettetevi qua. Orders understood. Missile infantry. Voi mettetevi qua. Ok, intanto le mie spade lucane stanno entrando in città. Attacchiamo.
cerchiamo. Ok. Oh cacchio. Come mi stanno bersagliando gli oplitti. Follow me. At speed. Malefici, mastodontici. Adesso c'è l'entrata in scena della cavalleria. Italian cavalry. Forward. Italian cavalry. Charge. Guardate ragazzi, prima o poi io e Silvio troveremo il modo per poter giocare la Wrath of Sparta, non temete. Già. A posto. E tra l'altro qua Eraclea mi pare che hanno... C'hanno delle rovine. C'hanno un tempietto, un qualcosa di particolare. Ah, dei monumenti. Ma vedere se c'è qualcuno che non ce l'ho manco uno. I ruschi sono pieni, non in Italia manco uno. No, infatti. Ah, gli Peus Tes Megalides Ellados. Sarebbero delle shock cavalry pesanti. E poi anche i peltasti siciliani anche. Guarda, io volevo sconfiggere qualche romana chiappa. Beh, io credo che è meglio farlo il prossimo episodio. Almeno qua adesso siamo in suspense. Esatto. Dobbiamo dare un po' di suspense al nostro pubblico, eh. Bene, ragazzi, la situazione non è delle più rose, ma non è neanche una di quelle più critiche. Abbiamo cominciato le guerre peligne romaniche, non so. Non abbiamo iniziato, siamo entrati nel pieno delle guerre peligniche. Nel pieno delle guerre peligniche e nelle guerre tarantine. Che in una mossa diplomatica astuta, esatto, il Medix Toticus della Lega Italica, Timagene, è riuscito a riunificare tutto il Lazio. L'arconte invece di Neapolis è riuscito invece a confederare le civiltà greche presenti, quasi tutte le possiamo dire, nella punta finale della penisola italica, quindi Croton e Region sono entrati nella Lega Ellenica e purtroppo stiamo facendo anche guerra a Taras, che è l'unica a resistere ed è testarda, per cui sarà epurata. Non ha voluto confederare... L'arconte di Taranto è stato massacrato al largo dei Dauniani. Esatto, e per non parlare di Roma, che siamo anche riusciti a distruggergli un console eppure anche un'altra, Marcus Camillus. Esatto. Che sono comunque due dei generali più skillati che l'impero, cioè l'impero, sì, sono in là con gli anni. Che la Roma, prima che la prima Repubblica Romana è riuscita a schierare, mentre noi qua abbiamo un altro generale uber skillato che sta arrivando che è nei territori peligni, anzi della Confederazione Italica, uno skillato e uno no. Nel prossimo episodio vedremo come andrà a finire queste due guerre che stanno imperversando sull'intera penisola. Bene, Opliti, se il video vi è piaciuto mettete un like, se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale, commentate per supportare la serie, me e anche il mercante di Erelluin, che vi metterò anche il link del suo canale in descrizione, andate a passarlo se volete. E anche perché io e il signor Silvio siamo dei malati drogati di Rom 2, specialmente quella Parabellum, quindi aspettatevi tante di quelle serie. Assolutamente. E assolutamente, come se volete giocare con noi a Rom 2 o anche ad altri giochi, abbiamo anche aperto il nostro server Discord ufficiale, la Coinoton Endoxos, link in descrizione e nel primo commento. Detto questo, opliti oplitesse, io vi auguro una buona giornata. E nani e nanesse. E nani e nanesse, vi auguriamo una buona giornata. Da me e il mercante di Erelluin vi salutiamo. Salve. Ciao a tutti.